e vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà, e questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita, ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno. Cari ragazzi e ragazze, buongiorno. Allora, oggi volevo riflettere su una cosa molto particolare che in questi giorni delicati e difficili ci aiuta a stare meglio e ci aiuta anche a far stare meglio le altre persone. Una cosa su cui volevo riflettere è appunto sulle parole. Le parole che noi utilizziamo, il significato delle nostre parole. E anche sulla forza che hanno le parole che diciamo e soprattutto le parole che ci vengono dette. Vorrei citare innanzitutto un passo del libro del profeta Isaia in cui si dice: come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra, così la mia parola non ritornerà a me senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, senza operare quanto desidero. Questo ci fa riflettere un po' sul significato delle parole che diciamo e su quanto è importante la loro forza, su quanta potenza hanno le parole che diciamo. Perché le parole sono un po' come un seme, no? Che mandiamo alle persone con cui comunichiamo e questo seme può far germogliare qualcosa. E quindi ogni parola che diciamo ha uno scopo, ha un obiettivo e soprattutto ha una conseguenza. Quindi in questo periodo, ecco, molto delicato di lontananza fisica, le parole sono la nostra principale fonte di comunicazione con gli altri. E citando un film che io amo molto, che è Harry Potter e i doni della morte, in un passo, una citazione si dice che le parole sono la nostra massima e inesauribile fonte di energia e di magia, in grado sia di infliggere dolore che di alleviarlo. E questo infatti è proprio vero. Quindi in questo periodo, ecco, molto, molto difficile, in cui non riusciamo a vederci, non riusciamo ad essere in contatto tra di noi e ci manca questa quotidianità che vivevamo tutti i giorni, sostituiamola e usiamo le parole. Usiamo le parole ovviamente per alleviare le sofferenze degli altri, alleviare i dolori delle altre persone, perché la lontananza fisica ci mette veramente alla prova, ci mette in difficoltà. E quindi tramite le parole possiamo sentirci vicino alle persone, possiamo consolare le persone, possiamo farle stare meglio, possiamo far sentire a quelle persone che noi siamo vicino a loro, che gli siamo vicini. Ecco, allora, come impegno per questo momento di crisi, utilizziamo bene le nostre parole, pesiamole perché le parole che diciamo hanno un significato e soprattutto portano sempre qualcosa. Allora facciamo in modo che il seme che portano le nostre parole faccia frutto e sia un seme buono. Buona giornata a tutti, a presto. E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà, e questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita, ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita.